Non lasciatevi rubare la speranza, ha ripreso un po' le parole anche di Papa Francesco, ma quanto è difficile oggi per i giovani studenti credere in Cristo, secondo lei? È vero, è difficile, ma è l'unica chiave che ci permette di leggere e di poter vivere appieno la nostra vita, quella del guardare in avanti e saper dire agli altri: ci sto anch'io con le capacità che il Signore mi ha donato e con l'entusiasmo della mia vita. Quindi non bisogna perdere la speranza, nonostante le tante difficoltà. Inizia per i ragazzi, soprattutto del primo anno che abbiamo incontrato qui nella sala della Provvidenza, che non si scoraggino dinanzi a tutte le difficoltà, iniziando da quella del mattino, dell'alzata, della levataccia mattutina, e poi di tutto questo mondo nuovo che ogni giorno impareranno a conoscere. E quindi un forte in bocca al lupo gli è stato dato. Penso che sia stata una cosa positiva, perché il Vescovo ci ha ispirato anche nello studio della religione, che è una materia che possiamo dire che è sottovalutata negli istituti, e anche perché è una parte della cultura italiana e quindi deve essere presa seriamente come tutte le altre materie, come l'italiano e la matematica. Beh, è stata una rassicurazione, un augurio per il nuovo anno, anche perché siamo in una nuova scuola che non conosciamo, e quindi spero che andrà bene anche con la benedizione del Vescovo. L'incontro è stato bello, poi mi sarebbe piaciuto se fosse durato un po' di più. L'incontro di oggi è stato bellissimo. Innanzitutto il Vescovo ci ha dato una preghiera rivolta apposta per noi ed è stato bellissimo quello che ha detto, e anche perché ci ha fatto un augurio per il futuro e mi è piaciuto. Allora, è stata una giornata emozionante. Le parole del Vescovo sono state molto, molto belle, molto chiare, molto profonde.